Bene ragazzi, luce verde, facciamo l'appello. Pronto. In posizione. Sono carico. Dai. Anch'io sono pronto. E se falliremo sarà stato uno sforzo degno di lode. Non ci dimentichiamo di Jin King. Ok, ci siamo tutti, andiamo. Contano sul tuo lavoro ai piani alti per entrare. Dovrebbero essere davanti alla porta principale. Apre la porta una signora. È davvero un cavaliere. I miei rispetti, madamigella. Ragazzi, voi state bene? La sicurezza è elevata. Sì, siamo a posto. Ti devi muovere se vuoi esserci al rendezvous con Panda King e lo sciamano. Sai che non manco mai agli appuntamenti. Qual è il piano? Secondo le mappe, uno dei computer di sicurezza sta in fondo alla stanza, sotto la statua del dragone. Dovrei poterlo distruggere con l'auto radiocomandata, sempre che non trovi nessuno dei soliti laser di sicurezza. Soliti laser di sicurezza. Questa è bella.
farcela. Il laser della porta dovrebbe essere spento. Devono avere un altro computer o qualcosa del genere. Eppure ce ne doveva essere uno solo. I nodi della sicurezza sono ancora attivi. Se il secondo computer si attiva, noi non entreremo mai. Penelope, se ho imparato qualcosa nella mia carriera, è che quando un piano incontra dei problemi, si torna sempre alla regola d'oro. Sì, e qual è? Rompi tutto! Tu hai ragione. Se riesco a distruggere i nodi della sicurezza prima che l'altro computer sia online, quel laser dovrebbe disattivarsi. Parliamo meno e rompiamo di più! Non ho molto tempo! Sei brava a spaccare le cose. Io lo rispetto. Grazie, amico. Prendiamoci il tesoro. Sembra una porta a trappola a doppia leva. Tienti pronta, io ci sono. Al mio tre. Uno, due, tre! Dragoni! Ci penso! Ok, proviamo ancora. Uno, due, tre! Sì, siamo dentro! Cosa vedi? Meraviglioso? È un bottino immenso. Ma le fondamenta sembrano a pezzi, molto instabili. Harry, Zhao si dirige verso di voi. State arrivando col tesoro. Ci pensiamo noi! Attenta, Penelope! Mi tuffo a bomba! No, aspetta! Oh, oh! Rispetto sempre i programmi. Panda King e lo sciamano sono in posizione sotto il palazzo. Entra, così possono cominciare con le esplosioni. Speriamo che lo facciano con stile. Ok ragazzi, sono qui sopra.
I vasi attorno a te fanno parte di un'antica tecnica di sicurezza cinese per scoprire i ladri sottoterra. Se scaviamo un tunnel, faremo tremare tutto il palazzo. Capito. Se un vaso si rovescia, fa scattare l'allarme. Esatto. Non farli cadere. Io mi metto nelle tue mani, Sly Cooper. Salveremo Jin King, te lo prometto. Avedavedà. Lo sciamano ha ragione. Cominciamo lo spettacolo. L'abbiamo fatto! Siamo proprio sotto la stanza nuziale, a pochi centimetri da Jin King! Ci senti, Bentley? Tocca a te! Attira Carmelita davanti al palazzo con la telecamera col rampino. Le ho lasciato un biglietto da visita, sono sicuro che lo vedrà e verrà dentro. Poi dovremo imbrogliarla, giusto un po'. Ah, e mantieni la posizione sulla piattaforma. Sta per arrivare il tesoro. Thank you.
Segui il suono della mia voce. Che brutto che sei! Sono qui!
Certa gente si vanta anche quando se la dà a gambe. Oh, padre mio, mi hai salvato dal generale Zhao. Stavo perdendo le speranze ormai. Sì, figlia mia, sei salva. Muoviti, Sly, hai compagnia. Bentley, inizia il piano segreto Alfa. Sai, quello dove mi travesto da generale Zhao e rubo la sposa durante la cerimonia. Sì, fai in modo che ci sia tutta la banda. Ok, ora mi dirigo al rendezvous. Passo e chiudo. Sly Cooper e i suoi piani segreti. Chi è questa sposa che gli interessa tanto? Beh, non è il solo che sa giocare ai travestimenti. Regalerò a lui e alla banda un matrimonio eccezionale. Non lo dimenticheranno mai. Strani rumori hanno disturbato la mia meditazione. È proprio alla vigilia del mio matrimonio. Non preoccuparti, mia sposa, niente impedirà al nostro amore di sbocciare, neanche i tuoi maldestri tentativi di fuga. Beh, forse in mezzo allo splendore del mio tempio dei tesori riuscirò a concentrarmi di più nella meditazione. Melita abboccato. Voi ragazzi e Jin King, dove siete? Siamo al furgone, aspettiamo il tesoro per scappare. Murray, Zhao viene verso di voi, a che punto siete col tesoro? Ci pensiamo noi! Attenta Penelope! Mi tuffo a bomba! No, aspetta! Oh, oh! Ok,
gente! Mandatemi giù il tesoro col paracadute! Sono pronto! Tempio di famiglia, distrutto. Mai ho subito un oltraggio simile. La pagherete. Beccati questo, Zao. Ho distrutto il tempio e ora ti distruggerò la faccia. I Cooper non scherzano. Non puoi colpirmi. Oh, davvero? Attento, Bentley! Arriva la cassa del tesoro! Oltraggio! Dragoni di pietra del tempio, io vi invoco! Dalla pietra alla carne, aiutate gli Fao nell'ora del bisogno! Per tutte le crostatine di fragole! No! Lasciami andare! Ah, il potere degli Fao è grande in questo luogo! Sly Cooper, il mio lignaggio è superiore al tuo sotto ogni aspetto. Il nome della famiglia non c'entra, ma è il modo in cui gli fai onore. Sly, sto bene. Sono finito su uno di quei fuochi per il matrimonio e ho pensato... E forse... Sly, aiuto! Colpisci questo coso così mi lascerà andare! Thank you.
Se ce ne andiamo. Mio eroe. Cooper, ho vinto lo stesso. Vuoi avermi rubato il tesoro e bloccato il dragone? Ho ancora la mia scopa. Presto, salta dentro e ce ne andiamo! Il generale Zhao ha avuto il matrimonio che voleva tanto, tutto come da programma. Solo la sposa è stato uno shock. Anche Carmelita era un po' contrariata, anche se penso che non le sia dispiaciuto arrestarlo, dopo tutti i guai che aveva combinato con i suoi non morti. Da quel che so, gli abitanti del posto sono stati felici di vederlo andar via. Abbiamo lasciato Jin King con la zia. Panda King ha insistito dicendo che lì sarebbe stata al sicuro e che lui doveva saldare il suo debito con la banda. Io ero ancora diffidente, ma di sicuro le sue capacità ci saranno d'aiuto. Non c'è bisogno di dire che abbiamo fatto onore ai bassifondi di Shanghai. Che ladri saremmo se rinunciassimo a simili divertimenti.